Buonasera amici lettori di rossomotori.it e come ogni lunedì benvenuti in una nuova puntata di Pad OGP, la numero 29 della seconda stagione. Questa sera assieme a me, come ogni lunedì da qui da due stagioni in avanti, Chiara Zambelli e Gabriele Bassi. Ciao ragazzi! Ciao Raffaello, ciao Gabriele, buonasera a tutti! Ciao Raffaello! Perdonami Gabriele, domanda di rito, come avete vissuto la gara? Dai, è andata bene, dai. Poteva andare meglio, ma è andata bene. Io parlo di Alonso, ovviamente. Parleremo anche di questo durante la puntata. Tu, Gabri? Ma no, io tutto tranquillo. È stata piacevole, dai. Una gara piacevole, poi hai abbandonato a 10 giri dalla fine o hai cambiato commento, non lo so. No, l'ho guardata tutta. Hai guardato tutta la gara, perfetto, a differenza di quella di Azerbaijan. Comunque, Chiara, questa sera, come ogni sera, non saremo da soli. Quindi a te l'onore di introdurre l'ospite di questa puntata. Esatto, come abbiamo anticipato dopo il Gran Premio di Azerbaijan, questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere insieme a noi l'ingegnere Luigi Mazzola. Buonasera. Buonasera ingegnere. Buonasera a tutti voi. È una domanda di rito che facciamo anche agli ospiti, ingegnere. Vorrei sapere come anche lei ha vissuto la gara di ieri. Diciamo tendenzialmente un po' noiosa, dopodiché si è ravvivata alla fine, no? Questa suspense con Sainz, Verstappen, grazie alla safety car che insomma in qualche modo ha dato la possibilità di, quindi, non è che ci siano state delle grandi momenti da dire, no? da saltare su dalla sedia, insomma. Certo. Però ecco, però alla fine insomma questo tentativo di Sainz è stato bello, cioè quello mi è piaciuto abbastanza, direi. Ingegnere, parlando sempre di Ferrari in questo caso, andiamo subito al succo della puntata. Ferrari, una Ferrari che arriva depotenziata dal GP di Azerbaijan per preferire quella che è l'affidabilità della vettura e non fare un doppio zero come è accaduta nella tappa zero. Volevo sapere, secondo lei, se con un motore non depotenziato la scuderia Ferrari, o meglio la F175 di Carlos Sainz, avrebbe potuto ambire alla vittoria, la prima in carriera per il madrileno. Ma non sono sicuro che sia proprio depotenziato il motore, cioè, non credo che possano diciamo competere in quella maniera con Verstappen con un motore depotenziato. Non credo, la macchina era la più veloce in pista, quindi non sono così sicuro che fosse depotenziato. Diciamo che hanno avuto dei problemi di affidabilità, quello sì, ma hanno messo poi sono passati un po' a cercare di sistemare le situazioni, quindi avranno capito qual è il problema. Con Leclerc che aveva sostituito un po' di roba, hanno diciamo scrabbato, tra virgolette, rodato due power unit e con Sainz vanno avanti come era. Non credo che abbiano tirato giù più tanti giri, insomma. E in ogni caso per Sainz era diciamo quasi un'impresa ardua quello di passare la Verstappen per diversi motivi, no? Per come si era messa la gara, no? Cioè, perché tra i due piloti c'è una bella differenza, cioè non sono proprio la stessa cosa. In più non è che è stato aiutato molto dal team, no? Per poter dargli possibilità di sorpassarlo. Si poteva azzardare di più con la safety car? Sì, cioè, diciamo che è un po' la mentalità, è un po' la strada che ha preso un po' la Ferrari, no? Quella di non rischiare, no? Tra virgolette, cioè l'opposto di Russell in qualifica, no? Che mette le slick, straordinario, forse è il momento più bello di tutto il weekend per me, almeno per come vedo io la Formula 1. Cioè sei in safety car, entri dentro, quindi tutto si resetta, mancano pochi giri, perché comunque la safety car dei giri ne farà 4, 5, 6, quelli che sono. Alla fine hai visto già venerdì, perché tutti fanno i long run il venerdì con le rosse, con le gomme morbide. Poi dopo in gara vanno con le gialle e con le bianche, anche questo devo, cioè, è diciamo che è bello da vedere, insomma.
si vede che si fanno i riferimenti per le gomme molto morbide, poi dopo si tengono buone le gomme hard. Comunque hanno visto che insomma alla fine non era male. Certo che la gomma rossa deve dare qualcosa di più rispetto alla gomma bianca, perché altrimenti qualificava con la bianca, cioè, quindi immagino certo. Che la rossa dia qualcosa in più. Ora sei dietro, hai di fronte una Red Bull che è difficile da passare in rettilineo, hai di fronte Verstappen che insomma non è l'ultimo arrivato, hai Sainz che non è Leclerc, questo no, ma specialmente nell'attaccare, metti queste benedette rosse, perché le gialle non le avevano, perché erano portate due bianche e una gialla nuova, metti queste rosse e probabilmente lo passi, poi dopo bisogna vedere se lo tieni, però la macchina era veloce, quindi ancora una volta, malgrado una macchina più veloce, sei secondo. Quindi questo è un po', no? Questo è un po'. Quindi io non do, come dicevo anche ieri a Race Anatomy, non do tutta questa colpa a Sainz. No, è un po' un insieme di cose, tale per cui anche il team non l'ha aiutato. Dopodiché è chiaro che no, come si era messa la gara era difficile. Se non fosse venuto fuori da safety car, chiaramente lui probabilmente non sarebbe rientrato, perché se fosse rientrato era finita, no? Doveva stare molto dietro e quindi non sarebbe rientrato, ma lì se la giocava anche con le Mercedes probabilmente, no? Cioè, quindi con gomme troppo usate rispetto agli altri che avevano montato delle gomme nuove e, penso anche hard, se non sbaglio, non vado a memoria, quindi cioè, la safety car è stata una, diciamo, un toccasana, ha ristabilito un po' le situazioni, e allora approfittano, no? Cioè, questo certo. È quello che mi lascia sempre un po' perplesso, quindi troppo nel safe side, sempre nella situazione di safety, non c'è, no? Quel brio in più che possa permettere. E proviamoci, certo. Perché tanto arriva secondo, cioè non è che hai la macchina che arriva secondo, non arriva ottavo, cioè, quindi. Certo, ingegnere, secondo lei la Ferrari di adesso ha una mancata abilità nel riuscire a concretizzare buoni risultati in pista, da come abbiamo visto dall'Emilia Romagna in poi, comunque? Sì, perché tra affidabilità e errori di strategia e quindi di pilota a Imola, poi a Miami, poi Barcellona rompi, via, insomma. Chiaro che non si sta concretizzando quello che effettivamente la Ferrari potrebbe, però il risultato non è bugiardo, a mio modo di vedere, perché la Red Bull ha fatto meglio, punto. Certo. Poi fortuna o non fortuna, sì. Tipo Perez, no, cioè fortuna o non fortuna, ma alla fine ha fatto meglio, quindi i fatti sono quello, e sono quelli, quindi questo è quello che io penso. Ed è un peccato, perché un pizzico di aggressività in più sarebbe opportuno. Poi, cioè, Mattia Binotto che cerca in qualche modo di convertire l'obiettivo da vincere un mondiale a essere competitivi, ma ci sei già. Cioè, quindi voglio dire, è dal primo Gran Premio che si vede che si è competitivi, quindi cosa vogliamo, rimanere flat sull'obiettivo competitivo? No, cioè, certo. Mentre Leclerc dice no, io sono ancora in lista per vincere il mondiale, quindi da una parte il pilota che vince il mondiale, dall'altra parte una Ferrari che comunque sembra quasi soddisfatta della situazione, ma non dico per come, cioè per le parole, ma anche come ci si comporta in pista, no? Cioè, un team che vuole vincere effettivamente, magari rischia anche, perché cosa devi fare? Dopodiché ci si può dire tante di quelle cose che ho letto, mi hanno scritto, sì però Sainz non poteva sbagliare, sì però la Ferrari non poteva sbagliare dopo, no, la debacle dell'ultimo Gran Premio, e quindi bisognava tenere un po' la situazione, diciamo un po' calma, se ti tiene la situazione calma in un mondo di Formula 1 è un altro mestiere, cioè non è lo stesso mestiere, cioè tu vai e c'hai la macchina che comunque ti permette di andare, quindi una volta che c'è il pilota lì che è abbastanza ben messo, non ha tutte queste situazioni critiche che si inventa,
dicendo che deve ancora capire la macchina, cioè al nono Gran Premio è ancora lì che deve capire la macchina, che per me sono tutte situazioni un po' strane. Cioè, una volta che è lì, diamogli la possibilità di provarci, no? Poi, assolutamente, assolutamente, anche perché non si può neanche più parlare di dire di essere a inizio Gran Premio, a inizio stagione, perché comunque su 22 gare è finita la nona. È anche un po' anche erroneo, stupido secondo me dire parole simili. Diciamo che un po' travisare un po' la situazione, cioè un pilota di Formula 1 che dopo 9 gare ancora non ha capito la macchina, cioè, ma di che, ma che stiamo a parlare? È un po' strano, è vero. Dopodiché mettigli le morbide in qualche modo e attacca. Chi ha da perdere è Verstappen, non te, Sainz. Sì, assolutamente. Quindi c'hai anche quell'aspetto lì che è a tuo favore. E già a due Gran Premi che la Red Bull dice per fortuna che la Ferrari non è entrata con la safety car, per fortuna che non ha cambiato, che non ha messo, cioè, sembra quasi ci piano un giro, ci prendo, cioè, voglio dire, per fortuna. Quindi noi questi vincono i Gran Premi perché hanno una buona macchina, hanno un fenomeno in macchina, ma anche non hanno un'aggressività dietro, no? Cioè, cosa che loro invece sono l'opposto. Beh sì, ricordiamo anche lo scontro a ferro e fuoco con la Mercedes delle scorse stagioni, e lì anche il carisma in Formula 1, lei ingegnere me lo insegna bene, nei tempi d'oro in cui è stato nella Ferrari, dove vedevamo un altro tipo di Ferrari, e secondo lei questo, io lo vedo un po' un mancato carisma da parte di quelli che sono i vertici Ferrari, anche vertici che neanche si vedono in pista nei box, secondo lei questo può far modo agli avversari di potersene approfittare del team di Maranello? Ma non è perché mancano i capi che gli altri se ne approfittano, in funzione di quello delle tue scelte che se ne approfittano. Non è che cioè, se ci fosse il grande presidente o non so chi, allora aspettate un attimo, stiamo tranquilli. E frega quelli, cioè, loro vanno per la massima prestazione. E per la strategia che loro pensano che essere la massima opportunità per vincere. Questa parte sta nella parte della Ferrari, quella di riuscire a essere più a conquistarselo, cioè parliamo della gente che è in pista, a conquistarsi in qualche modo un po' il carisma, no? Quindi ma se stai su chi va là o se stai sulla safe side, è chiaro che del carisma ne prendi poco, cioè. Certo, assolutamente. E dopo diventa anche difficile dopo entrare nel mondo, no? Entrare cioè, se ti alleni a fare una certa cosa, poi continui a fare quella cosa, quindi esatto. A cambiare poi mentalità dopo fai ancora più fatica, quindi, e poi tra l'altro si allenano i piloti in quella mentalità pure, cioè, figuriamoci, cioè, si va proprio a non sono d'accordo. No, assolutamente, mi trovo concorde anche a me. Diciamo che è stato un po', lei parlava di mentalità poc'anzi, giusto? E possiamo dire che è stata una mentalità vincente che è mutata nel corso di 4 Gran Premi. No, diciamo che la mentalità vincente c'è stata fino a mezzogiorno, nel senso che quando si aveva una macchina là davanti si vinceva e via. Però nel momento in cui dovevi lottare, l'hai sempre mostrata questa, no? Non è che l'hai persa per strada. È chiaro che questo Gran Premio vieni da un disastro del Gran Premio precedente, ed è ovvio che l'atteggiamento potrebbe anche starci, ma non ci stava negli ultimi 10 giri, cioè, ecco, ci poteva stare in una certa situazione, ma come si era messa poi la situazione, provaci, cioè, non ti andava a chissà cosa fare, insomma, voglio dire, lo passavi alla frenata come alla staccata dell'ultimo tornantino, come ha fatto Leclerc con gli Alpini. Certo. Molto semplicemente l'avrebbe passato lì senza problemi. È riuscito a stare nel DRS sempre per 10-12 giri. Sì, tutto il tempo. Cioè, voglio dire, figurati con le soft se non ci stai, ma dopo 3 giri gli parli. Alla staccata, dopodiché lo devi tenere, ok? Però cioè, secondo me gliel'avrebbe potuto fare tenerlo, perché la macchina era buona,
Sì, la macchina è molto buona. È la superiore. Parlando di filosofia, ingegner Mazzola, dalla platea ci dicono, Riccardo Gambini, forse da dopo Sciumi si è persa questa filosofia che condivido, forse si acquisisce con l'aumentare della fiducia reciproca tra team ingegnere di pista e piloti? Allora, sfatiamo un mito. Io sento sempre molte volte parlare da parte dei vertici in Ferrari in pista, stiamo imparando. Stiamo crescendo, è una vita che stiamo crescendo, è una vita che stiamo imparando, cioè stessi Ferrari, non è che sono as con dei giovanotti messi lì o perlomeno gente che deve fare esperienza, perché cioè, sei Ferrari, cioè, vedi, non è che c'hai, no? Quindi la fiducia tra team ingegnere di pista e piloti, ma, cioè, non è il primo gran premio, il primo test che fanno insieme questi qua, cioè, ormai Leclerc è un pezzo che c'è. No, cioè da quando cioè, 3 anni, cioè, questo terzo, sì, questo anno, no. Appunto, cioè, se tu ancora non hai acquisito la fiducia in 3 anni c'è un problema, no? Quindi secondo me non posso credere che la gente deve imparare o deve crescere, siamo un serbatoio di gente giovane che devono crescere, cioè, ci credo poco in questo, cioè, bisogna darsi una scalata di 4 marce e cominciare a pensare in maniera diversa, che penso che possano farlo, non li conosco, tutta gente nuova, non c'era ai miei tempi, però lì bisogna a 4 marce più a scalare, cioè, quindi chi è che li fa scalare sono i vertici, ai giovani, ai pseudo giovani, cioè ai tecnici che sono in pista, quindi si tratta solo di... Cioè, al secondo test con Michael Schumacher nel 95 eravamo al briefing della mattina, lui arrivava mezz'ora in anticipo e io quando sono salito sulle scale mi ha fatto il segno dell'orologio, damosela la mossa e noi iniziamo, cioè aspetta che scaliamo 4 marce qua anche con lui qua, no, quindi no, cioè, è chiaro che se dentro in questo environment, in questo ambiente, non ci sono persone che spingono in quella direzione e che prendono in mano la situazione, e prendere in mano vuol dire che devi prendere decisioni, devi saperle prendere, devi avere i piloti dalla tua parte, ma non i piloti perché ti riconoscono, no? Capace. Allora è chiaro che tutto poi va in quella direzione. Io mi ricordo che quando ho iniziato nel 90 con Prost, che era appena arrivato da campione del mondo dalla McLaren, la prima cosa che mi ha detto è che questa squadra manca la mentalità vincente. E io gli dicevo, siamo nel no, cioè tra di me, no, che io ero giovane, ero un junior, cioè, quindi mi stavo buono zitto, cioè, lo ascoltavo. No? Siamo nel 90, l'ultimo mondiale vinto nel 79. No? C'era la mancanza di mentalità vincente. No? E quindi è una delle prime cose che Alain ha cominciato a spingere per, dopodiché è arrivato Sciumi, stessa cosa, no? E quindi si è costruita questa mentalità, ma poi c'era un Todd. Un Todd, ragazzi, non lo tiene mica fermo. È così, no. Anche Montezemolo, non lo tiene mica fermo Montezemolo. Io non posso, cioè, se ci fosse stato Montezemolo oggi al debriefing di lunedì, neanche era rose e viole, no? Cioè, quindi, cioè, c'era una certa, no, una situazione tale per cui si spingeva e perlomeno tu dovevi darti una mossa. Ecco, magari questa non c'è, non lo so, non ho idea, però il dire dobbiamo crescere ogni volta che si fa un errore. Alla fine si arriva a non crescere, sì. A crescere all'infinito, cioè, se uno no, deve sempre crescere. Cioè, il mondiale, ma quando vinci? Mai più. Appunto. Sì, anche per, sui pit stop anche ieri è stato fatto lo stesso tipo di discorso, no? Dopo l'errore al certo. Pit stop, Mattia Binotto l'ha sottolineato, però ha detto dobbiamo capire perché è una cosa che è spesso successa anche negli anni passati, ho detto appunto proprio come diceva lei, a maggior ragione che è già successa dovrebbe già stata esatto. Essere risolta. Lì non cresciamo. Cioè il discorso è quello, no? Cioè, se anche un Mattia... Binotto ti dice non confondiamo la competitività con lo vincere un mondiale, ma io non te parlo neanche di competitività, cioè, come dire, sai,
voglio guadagnare, ma non voglio diventare, ma non per diventare ricco. Sì. Cioè, tu vuoi guadagnare, non voglio dire che devi diventare ricco, però i soldi li vuoi mettere da parte, no? Cioè, quindi l'uno necessita l'altro. La competitività, cioè, per vincere un mondiale deve essere competitivo, no? La competitività ti dà la possibilità di vincere un mondiale. Se non ce l'hai quest'anno, quando ce l'hai? Sono anni che non li vedi, cioè anni che non vediamo sta roba qua, ci sediamo, no? Cioè, questo, no? Cioè, questa situazione qui. Oh, hanno fatto un lavoro incredibile, straordinario, cioè, tanto di cappello, veramente bravi. Hanno fatto una macchina che è superiore a tutti. Chiaro che hanno avuto la possibilità di potersi lavorare con dedizione più degli altri, o perlomeno più della Red Bull, ma anche più degli altri. Sì. Però pure la McLaren ce l'ha avuta, no? Pure l'Alpine in qualche modo, pure la Aston Martin, ma hanno fatto una macchina che sono secondi più lenti, quindi tanto di cappello per quello che è stato fatto. Ora concretizziamolo, no? Cioè, voglio dire, esatto. Portiamolo a terra questo, perché avere 800 cavalli, per una macchina di 800 cavalli, una macchina da strada, non parlo di Formula 1, e poi mi vai a farfalla a 20 gradi di farfalla, a 30 gradi di farfalla, ci fai dei 800 cavalli. Appena prendere la macchina da 160, arrivederci, credo. Quindi butta certo. Giù e diamo, cavolo. Quindi secondo lei è proprio il carattere che manca a questa Ferrari di oggi rispetto a quella di una volta, rispetto anche a quella di Schumacher, volendo? Ma sì, ma come, cioè, da, come esterno, io, allora, nel macchino di era di Schumacher ero dentro, qui sono esterno, però percepisco dalle certo. Parole, dal modo di fare, dall'atteggiamento durante i pit stop, dalle strategie, no, cioè, percepisco questo. Ma lì non ce n'era per nessuno, cioè, voglio dire, lì si andava per vincere, punto, cioè, partecipare non esiste. Quindi, ma immagino che anche qui si vada per vincere, però fallo, cioè, no, certo. Non secondi, secondo lì, secondo là, cioè, voglio dire, quante volte Verstappen è stato in gara quest'anno? Non so, due, ha fatto due off, due ritiri, no? Sì. Due DNF. Ha fatto 9 Gran Premi. Sì, sì. 7 vinti, punto. Sono stati, sì, 6 vinti da... Sì, 6 più 1. Sì, è vero. 6 più 1, sì, e poi 2 da Leclerc, quello d'apertura in Australia. Lì hanno saputo concretizzare, anche nelle strategie dei pit stop, a differenza di Ferrari. Sì, lì erano superiori. Poi hanno rotto gli altri, ma erano dietro. Quindi lì hanno fatto. Sono arrivati pronti e via... molto più pronti di qualsiasi altro team, quindi via. Ora siamo partiti bene, oh, straordinario, per vincere un mondiale devi partire bene e devi migliorare la tua macchina di un bel po', specialmente con un regolamento nuovo come quest'anno, quindi che sì, dove c'è ok che c'è il budget cap, ok tutto questo, ma è anche vero che le macchine sono il primo anno, quindi si immagina che siano abbastanza tra virgolette vergini, no? E possono in qualche modo essere sviluppate, quindi ci sarà molto sviluppo da fare, quindi bisogna andare lì, se poi dopo e lì ci siamo, perché l'ultimo Gran Premio ieri non era messa, cioè era la più veloce pista, quindi sì. No, cioè, se anche gli altri hanno sviluppato, pure te hai sviluppato, quindi anche tu hai migliorato la macchina, lì ci stiamo, no? Siamo su quel trend, però bisogna darsi una spigliata, ovviamente. Diamoci come... rischiamo un pelo di più nella vittoria. Cioè, io voglio dire questo, cioè, durante le qualifiche di sabato, ma a un pilota, adesso non dico Ferrari, cioè, perché chiaramente magari lavori perché stai... ma un pilota... cioè, Russell ci ha provato. Probabilmente io ci avrei provato pure prima. Cioè, piuttosto che arrivare... agli ultimi tre giri che non riesco a scaldare le gomme, ma le metto già dall'inizio e comincio a darle. Ma se quello mi entra in temperatura, ciao. Quindi, sì. No? Cioè, sono dietro. Ma perché non provarci? Cioè, no? Cioè... dopodiché è arrivato quarto lo stesso. Cioè, ok, è arrivato Hamilton terzo. Però te sei arrivato... cioè, sei partito dietro, ma in ogni caso, perché la qualifica non l'hai fatta, però o perlomeno non hai fatto quello che potevi fare, però alla fine sei arrivato lì. Cioè, Formula 1 è provarci, cioè, andiamo indietro nel tempo, insomma, voglio dire, cioè, è cercare di essere un po' più furbi degli altri e un
po' più, diciamo, arditi, un po' più coraggiosi, bisogna usare. Sì. Anche perché chi non risica non rosica, lo ha dimostrato anche Red Bull, vero Chiara? Esatto, assolutamente, appunto come ricordavamo prima, su 7 gare finite dalla Red Bull, è riuscita a concretizzare in tutte e 7. Ieri è stata l'ultima di queste, dove appunto Verstappen ha condotto un weekend dove nulla gli si poteva dire, a differenza questa volta di Sergio Perez, che prima con le qualifiche del sabato e poi con il problema avuto alla domenica, ha concluso il weekend con 1-0. Ecco, l'errore di Perez è un qualcosa che, che deriva forse anche da una pressione di vedere sempre questo Verstappen, che comunque non lo scalfisce niente. Ma secondo me Perez non gliene poteva fregare di meno della pressione, secondo me non si è trovato in pista, non aveva una macchina, o perlomeno lui non aveva abbastanza, diciamo, confidenza per spingere, non ce l'ha avuta, non è mai riuscito a entrare in partita, cioè ogni volta che usciva era molto dietro, decimo, oltre il decimo, no, quell'altro era davanti, lui faceva fatica a stare nei 10, quindi vuol dire che non ci si è mai trovato con la macchina, per qualsiasi motivo, assetti, pressioni gomme, nell'ambito del bagnato, o quello che è, insomma, quindi l'errore è grave, perché te lo aspetti da Yuki, no? Cioè da un rookie. Cioè, lì in qualifica fare un errore di quel genere, non è proprio una Red Bull, non è proprio il massimo, però è chiaro, ci sta, cioè, voglio dire, non è che non ci stia. È chiaro che poi, cioè, non può avere pressione uno che comunque negli ultimi Gran Premi è stato anche davanti a Verstappen, quindi ha vinto anche un gran premio, quindi no, non ci credo che fosse sotto pressione. È che non ci si è trovato con la macchina. Diciamo che non c'era quel feeling giusto sul tracciato di Montreal. Sì, non era confidente, non spingeva, non riusciva a spingere. No, ma ci può stare, su una gara ogni tanto ci può stare. Sugli average sì, cioè i piloti normali sì. Mm-hmm. Sì. Sui campioni no. Mm-mm. No, no. È vero. No. Non la vedi una cosa di questo genere. Vero. Ingegnere, lei vede più preparata la Red Bull del 2022 o la Red Bull del 2021 nella lotta al titolo? Beh, è più preparata nel 2022 perché ha meno pressione dietro. Cioè, quindi una Mercedes 2021, ragazzi, è un team che era abituato a vincere. Cioè, no? Cioè, quindi un Caterpillar che vince da 7 anni, quindi no, se non di più, o perlomeno insomma più o meno quello sono gli anni, quindi sì, dal 2014, no, appunto, quindi 7 anni, e quest'anno non c'è la Mercedes, quindi è venuto a mancare l'elemento forte, e c'è una Ferrari che va più veloce ma non ha la stessa mentalità di quello che è acquisita da quella che aveva la Mercedes, perché da un pezzo che non vince, da un pezzo che, e lo si vede, no? Cioè, dalle varie strategie, dalle varie situazioni. Cioè, ma a lungo andare, ingegnere, è una domanda che a volte mi pongo. Un team, una scuderia, può dimenticare come si vince un titolo, anche se è una scuderia che si chiama Ferrari? Dipende dalle persone, cioè un team è fatto da persone, e se le persone non hanno quella mentalità, anche si chiama Ferrari, non c'è la mentalità. Ora tu entri dentro, non è che tu prendi e c'hai il comando di tutti appena entri, no, parliamo di ingegneri, entri e sei in qualche modo dentro a un environment che ha acquisito una certa mentalità nel tempo, e tu piano piano ne assorbi. Certo. Cresci e l'assorbi e vai, quindi questo è quello che succede. Se questo non c'è, anche se arriva uno nuovo, non assorbe, e quindi il motivo sono le persone, non è tanto il team. Il team può chiamarsi Ferrari come può chiamarsi McLaren, ma se non c'è, perché anche McLaren è un team vincente, Williams è un team vincente, non all'altezza di Ferrari o non all'altezza di Mercedes, però sono stati team che hanno fatto, no, la loro storia, la Formula 1, però certo. persi perché mancano evidentemente
le persone che hanno una certa mentalità. Cioè, lì Lei... dentro ci deve essere gente, ve lo dico chiaro e tondo, no? Gente che sfida anche non so cosa. Cioè, uno dei valori più importanti delle persone che lavorano nel mondo di Formula 1 è la sfida, è il challenge. Cioè, e tramuta tutto ciò che è possibile in sfida. Okay? Cioè, quindi è sempre una sfida. E è questo quello che ti serve. Nella sfida c'è il coraggio, c'è l'osare, c'è la volontà, no? Tutto l'aspetto emotivo e l'aspetto anche, diciamo, passionale per farlo. E quindi il tutto va in quella direzione. Se tu non hai dentro nel sangue, sono i tuoi valori, come valore principale la sfida, è chiaro che hai un po' più di difficoltà. Ma se ce n'è uno o due che hanno già questo, te si trascinano. Perché comunque sono emozioni che sono contagiose e quindi trascinano. Certo. Ma se ti manca quello, fai È fatica. finita, certo, non si arriva da nessuna parte. E Infatti, lì sicuramente ce l'hanno i piloti, ma sì. il tutto poi dopo deve essere coerente. Un pilota ce Esatto. l'ha dentro, perché altrimenti un Leclerc ce l'ha sicuro, 100%, 1000%, Certo. però ce la devono anche gli altri, altrimenti da solo non lo può Da fare. solo non può. No, non può portare avanti una No, squadra da solo. Tra l'altro, no. lei parlando No, no. di persone, mi vengono in mente le parole che pronunciò Mauro Forghieri l'anno scorso quando ho avuto il piacere di intervistarlo a Maranello, che lui disse: la Ferrari ora come ora non può vincere perché mancano gli uomini adatti, ovvero uomini che una volta c'erano ed erano quegli uomini che erano disposti anche a morire per la Ferrari stessa. E secondo me è anche vero, perché sì, quelli che portano la macchina a punti sono i piloti. Però quello che fa tanto dietro le quinte, che noi magari non vediamo dietro uno schermo o che non viviamo assiduamente la Formula 1 dal vivo, la maggior parte del lavoro lo fa il tecnico, lo fa il meccanico, lo fa l'ingegnere. Se Certo. manca quella passione, decade tutto. Assolutamente vero. Mi trovo concordo, mi trovi concordo e anche con Forghieri 100%. Cioè, Certo. se guardo la mia storia, cioè, parlo di me, non parlo degli altri, perché la mia storia, io ho fatto un mazzo tanto per poter entrare nel mondo della Formula 1, ho fatto dei Certo. sacrifici, ho mangiato per 2 anni bastoncini e sofficini finto, c'era una lira, ero a Torino come forse, c'avevo i miei cappotti, i miei vestiti che puzzavano di fritto. Quando uno andava all'università diceva: ma che te sei mangiato ieri? Sono mangiato insalata, sto giro ho cambiato invece di sofficini, c'ho dei bastoncini finto, cioè, quindi voglio dire, no, per poter arrivare lì è chiaro che una volta che sono entrato lì, ciao, cioè tu coroni un Certo. sogno di ragazzino e sei dentro a quello che te mangiavi gli autosprint, i rombo, quando c'era la Ferrari che girava e andavi a vedere. Conoscevi già l'environment, le persone che c'erano, e poi boom, entri dentro e sei di fronte a quelle persone. Ma di che stiamo a parlare? Quindi Certo. c'è lì e c'è tutto dentro. Quindi È che poi è una voglia, questo dopo quello. tutti quei sacrifici, di lasciarsi andare, poi di sfogarsi facendo ciò che una persona ama fare, per così dire. Assolutamente. Dalla E platea, quando ingegnere, dite. ripeto, quando tu sei così e c'hai i tuoi colleghi o anche i tuoi collaboratori, i tuoi meccanici, tu trascini immediatamente, tu contagi. E quindi Sì. è tutto un insieme che... No? Quindi... È una passione contagiosa, ecco, per così dire. Ingegnere, dalla platea, Stefano Ravai, amico che saluto, ci scrive: buonasera a tutti e soprattutto all'ingegnere. Una domanda un po' generica: come la Ferrari può migliorare qualche errore o perdita di tempo ai box, ammesso e concesso che è accaduto talvolta a tutti i team? Allora, migliorare qualche errore, immagino durante il pit stop, no? Sì. Questo sì, no? Ma il pit stop si migliora abbastanza, diciamo, con una metodologia, quindi applicare una metodologia. Quindi un pit stop va bene, mettiamo le due situazioni, un pit stop va bene, fai 2-2, a un pit stop va male, fai 3-7, eh? Andare male già sopra, cioè, sopra i 3 secondi già, no? Mettiamolo 3-7, non è proprio il massimo. Si vede che sta lì un secondo e mezzo in più. Tu fai un pit stop 2-2 e poi dopo, oh, bravi, tutti grandi. No, no, tu lunedì prendi tutti,
e comincia a dire: ragazzi, com'è andata? Bah, abbiamo fatto 2-2. Bello, perfetto, grande. E cos'è che abbiamo fatto bene? E cominciamo ad andare a capire perché abbiamo fatto 2-2. Certo. E poi magari c'è anche spazio per migliorare, cioè che cos'è che si poteva fare meglio? C'è qualcosa per poter fare meglio? Andiamo a pensarci, certo. Andiamo a vedere, perché non si finisce mai di imparare. Poi magari c'è qualcosa che abbiamo fatto male, e tiriamolo via, no? Cioè, andiamo a vedere. Ed è chiaro che tu fai un riassunto, un feedback, vai a cristallizzare un pit-stop che è andato bene. E però quello ti dà la base per acquisire più competenza, più knowledge. Dopodiché c'è il pit-stop che è andato male, 3.7. E fai esattamente la stessa cosa. E vai a capire cos'è che ti ha fatto. Ci sarà qualcosa che ha fatto bene? Probabilmente sì. Ma magari 3 su 4, ha sbagliato uno, magari via. Cioè, però il pit-stop di per sé, il cambio gomma è andato bene, però dopo la macchina non veniva giù. Ok, allora andiamo a capire. No, qualcosa è andato bene in ogni caso. Qualcosa che si poteva fare meglio c'è in ogni caso. E qualcosa che è andato male, certamente ci sarà. E quindi tu vai a fare queste due, no? Queste due cose. Allora, a questo punto agisci, perché tu hai consapevolezza di quello che è successo. A questo punto agisci, quindi ti alleni e cerchi di modificare. Certo. Attenzione, questo è stato il mio primo giorno di test con Alan Prost. Questo è quello che mi ha fatto a me Alan Prost, perché sapeva che c'aveva un junior davanti. E quindi sapeva che io devo crescere. Lui è 3 volte campione del mondo. E quindi mamma mi si è tornato a tavola e mi ha fatto queste 4 domande qua. E io sto sotto esame, ragazzi. Dicevo, già da prossimo. Qui, no? Cioè, qui, no? Cioè, e poi c'era qualcosa che si poteva fare meglio? Cioè, sì, bene. C'era qualcosa che hai fatto male? Sì, bene. Ok. Allora, era un giorno di test, il primo giorno di test a Porriga. A quel punto mi fa molto semplicemente. Per domani mi piacerebbe vedere una procedura dove mi fa vedere che tu, cosa, magari te la vedi con i tuoi meccanici, con il capo macchina, con il capo meccanico, che... No, cioè con tutto quello che era, i meccanici che intorno alla macchina e anche il capo meccanico, vai a trovare una procedura dove vai a implementare quello che potevi fare meglio. Così lo faremo. E la stessa cosa, vorrei vedere una procedura, una seconda procedura, dove mi farai vedere che non farai più quegli errori. E il giorno dopo, quando arriva alle 8, ho avuto vedere due procedure. E sì. Comincia a scalare due marce, poi ne scali 3, poi ne scali 4, e è chiaro che alla fine prendi in mano la situazione. Però ecco, non ci ho piegato tanto per prendere in mano la situazione, altrimenti non mi avrebbe accettato come ingegnere di pista in gara. Assolutamente. Cioè, quei personaggi lì non possono rischiare la vita pensando che c'è qualcuno intorno a lui che non sia la sua altezza. Quindi mi sono fatto in 3-4 mesi un mazzo grande così per cercare di... Cioè, io lo registravo all'improvvisto. Cioè, io ci avevo registrato linee di quelli da giornalista, no? Sì, i bobinette piccolette, no? È finita tutto, poi a notte registravo, trascrivevo. Sono stati tutti sacrifici che hanno dato i loro frutti, comunque, ingegnere. Indubbiamente mi hanno formato, sì. Assolutamente. Ora, andando proprio in quella che è la sua materia, parlando di porpoising, il team che ne soffrono tutti, chi ne soffre maggiormente è proprio la Mercedes, che parliamo di mal di schiena, che è magicamente sparito, ovvero quello di Lewis Hamilton, che quando va male ha un dolore alla schiena atroce, poi quando va bene finisce a podio, questo sparisce. E sì. Gabriele, so che ha qualche domanda sull'effetto porpoising da porle. Allora, la mia domanda è poi una alla fine, che volevo chiederle che cosa ne pensa della direttiva tecnica che ha emanato la FIA, appunto, riguardante il porpoising, e se in parte può aver influito sui ritiri della Ferrari. Comunque, perché il porpoising stressa un bel po' la macchina. Allora, parto da un po' più distante. Ok. Che è la vera origine del problema. Non si può dare a un aerodinamico la libertà di progettare una macchina. Questo è il vero problema. Perché un aerodinamico non pensa a quello che è tutto l'insieme. L'aerodinamico pensa a tutto ciò che sono forze aerodinamiche. E io questo ne ho avuto molta esperienza. Se andiamo a prendere Newey, diciamo che re, no? Sì. Se voi andate a vedere e andate a parlare con Ivan Cappelli, la macchina del 90, 89, anche la Marsh, lui non stava in macchina, era la Leighton House, la Marsh, lui non stava in macchina, non entrava in macchina,
totalmente stretto, ma anche là in fondo ai piedi, perché un aerodinamico va a cercare. Poi io ho avuto l'esperienza personale con Jean-Claude Michaud, era uno che comandava, perché poi aveva preso in mano un po' tutta la situazione, quasi la direzione tecnica, no? Poi c'era Scalabrone, poi c'era Stevenico, insomma, c'era un po', però aveva preso in mano la situazione. E lui la 643, cioè quella macchina che è arrivata in Spagna, no, in Francia, no, in Francia, è arrivata in Francia nel 91, che doveva sostituire quell'altra macchinina, la 642, che non era andata così bene. Così come era la 642, la 643 è ancora peggio, no? Cioè, quindi molto estremizzata. Quindi la macchina dove aveva un carico aerodinamico molto picchi, cioè tu dovevi stare lì in quelle altezze, e se te non stavi lì perdevi tutto. Quindi un aerodinamico va lì. Ora il Tom Basis, cioè ci ho lavorato per tanti anni insieme, e è chiaro che è un aerodinamico che guarda quello. E hanno tirato fuori questa idea, tiriamo via il carico prodotto dalle ali e mettiamo un carico prodotto dal fondo. Ok, quindi è un aerodinamico che va, poi aumenta il peso e mettiamo il peso, e poi dopo irrigidisci le gomme, irrigidiamole perché comunque vai a prendere, che poi hanno trovato un escamotage, hanno fatto una spalla grande così, pur essendo un 18 pollici, non hanno fatto la spalla ribassata, che se voi vedete è ancora una spalla molto grande. Quindi sono andate, la Pirelli è stata furba, è andata via di mezzo. Però irrigidisci di qua, irrigidisci di là, è chiaro che metti una macchina a effetto suolo, ragazzi, dipende dalle altezze, e le altezze si schiaccia, la macchina si schiaccia perché le gomme si schiacciano, quindi puoi anche mettere dei blocchetti d'acciaio nella sospensione, ma le gomme si schiacciano, quindi la macchina prende carico man mano che va giù, e se prende carico man mano che va giù, è ovvio che il pilota si ritrova una variabilità enorme, e quindi devono irrigidire la macchina, perché altrimenti diventa un problema, o perlomeno devono mantenerla a una certa altezza, perché vogliono andare più bassi possibile, ma tanto più bassi non possono andare, perché altrimenti va a toccare e sfondi tutto. Quindi devi metterla rigida, perché vuoi comunque partire basso dallo statico, altezze statiche, quindi dai box. E ora tu, questo è il problema. Cioè, quindi una macchina prettamente aerodinamica, e prettamente con una situazione dove va a mettere in crisi quello che è la meccanica. Punto. Dopodiché andiamo. Va in pista, è chiaro che la macchina, rispetto a quelle di una volta, non ha le minigonne. Non avendo le minigonne non c'è la sigillatura. E quindi è chiaro che con la sigillatura c'è una situazione molto più costante. Mentre con una macchina, senza minigonne c'hai una variabilità di roll, di pitch, di bump, di tutto quello che fa variare le altezze e quindi i carichi. Ora, se cominci ad andare giù e cominci ad avere un'oscillazione della macchina, che comunque ha un'oscillazione la macchina, perché ha delle sospensioni, quindi si muove con una certa frequenza negli scotimenti verticali, è chiaro che se tu induci una variabilità, no, di carico, non sarà molto repentina, ma sarà comunque un qualche cosa che si assomma o si interseca con le frequenze che hai dell'asfalto. Allora, ci sono dei circuiti dove è inguidabile e dei circuiti invece dove magari è guidabile. Quindi magari Certo. a Baku la situazione era tale per cui, no, era molto pesante come cosa. Anche perché poi, cioè, Baku c'è tutto un lento che è un po' di più come influenza del lento rispetto al Canada. E quindi non puoi dire arso sta macchina, cioè se non hai carico nel lento, tu sei proprio. Quando dico lento, dico curva lenta. Sei Certo. fottuto, cioè non vai, il lap time, il tempo sul giro lo fai nell'equivalente, non certamente lo fai nel Sul veloce, dritto. oltre la velocità massima, però il tempo sul giro lo fai sull'equivalente piuttosto che sulle curve veloci. Quindi no, devi stare e quindi devi tenere comunque la macchina più bassa. Quindi io ci credo che Hamilton abbia avuto problemi alla schiena, perché no, se voglio dire. E poi non li ha avuti qua, ma avete visto, no? La situazione sono Sì, era variabili assurde. molto più evidente il porpoising, l'effetto a Baku rispetto che in Canada, certo. E quindi poi tra l'altro bello lungo, cioè Sì, il sì, rettilineo, sì, più di 2 km, lunghissimo. Anche questo fa non te malissimo. passa più, cioè no, c'è lì che no, quindi ci sta che abbia avuto qualcosa di quel genere.
magari sono andati un pelo più, un po' più, diciamo, ci hanno provato di più rispetto a Russell, quindi magari un po' più bassi, o un assetto ancora più rigido e più basso, va a sapere, e quindi ha compromesso ancora di più la sua macchina rispetto a quella di Russell. Boh, non lo so, cioè, se posso, sono supposizioni, però per me ci sta che abbia avuto mal di schiena, perché no? Assolutamente. Ora, la direttiva tecnica. Allora, tu che fai? Bellissimo, questo per me è straordinario. Allora, tu mi fai un regolamento dove metti in crisi la macchina. E poi mi fai una direttiva tecnica che cerca di mettere via la crisi che tu hai indotto nelle macchine. Bellissimo. E mi sembra un po' come, no, tu compri una macchina nuova e c'è il tappetino nuovo, no? E ci metti il sovratappetino. Cioè, è già il tappetino che no, in qualche modo preserva la moquette. Tu ci vai a mettere un altro tappetino, quello di gomma, in modo tale che preserva il tappetino che dovrebbe preservare la moquette della macchina. E questa è la stessa cosa, cioè tu hai fatto un regolamento che ha messo in crisi la macchina, vai a fare un altro regolamento che secondo me non è così proprio, diciamo, easy, è proprio puro ingegneristica la cosa, l'approccio. No, cioè vai a vedere, no, cosa ti vai a fare? L'integrale delle oscillazioni, cosa vai a fare? Una funzione matematica, vai a cercare, vai a prendere, vai a vedere gli scuotimenti, fai questo, vai. Ma lì vengono fuori quello che ti pare a te, cioè lì ci metti offset, contro offset, ci metti tutto quello che vuoi. Cioè, quindi dipende un po' cioè è una pezza che non ha senso, cioè, per me ha poco senso tutto questo. Quindi c'è un errore di fondo, no? Che è un po' la macchina del 2022, cioè no, 800 kg di macchina, carico aerodinamico dovuto al fondo, va bene, tirato Sì. via le ali, ok, cosa abbiamo ottenuto? Molto più, diciamo, capacità di seguire le macchine, perfetto. Però tutto il resto, tutti gli altri gol purtroppo non sono stati raggiunti. Quindi il divario che c'era, c'è, cioè, a parte qualcuno che ha scazzato la macchina, scusate il termine, che è stata la Mercedes. Però ecco, il divario è sempre quello, cioè i primi quattro che vanno a palla e poi gli altri che via, insomma. Anche la gara ieri di Leclerc, grande rimonta. Allora, io sono il primo tifoso di Leclerc, a me piace troppo Leclerc. A gara di gara, grande gara di cioè, c'hai la macchina che va a momenti 2 secondi più veloce rispetto a quelle che c'hai davanti. Cioè, in un circuito dove sì, ok, è difficile da passare, Ocon non sei riuscito a passarlo e ti ha fregato e tutto il resto. E quindi tu hai avuto problemi. Poi ti è arrivata la safety car e ti ha messo a posto tutto. Quindi voglio dire, no? Grande gara, no, anche no. Cioè, ho visto diverse, altre cose, no? Quindi, no? Quindi, no? Anche lì, no? In teoria il sorpasso, puoi stargli dietro, puoi fare, ma se non hai una macchina che poi è settata bene, perché penso che la macchina di Leclerc non fosse settata al massimo, no? È chiaro che poi dopo ha fatto fatica anche Leclerc. Sono uscito un attimo dal discorso della direttiva Del tecnica, proposito, però sì, della direttiva. del percorso. Quindi, secondo me, è un problemino che se lo portano appresso. Dopodiché, ogni team cercherà di fare, di non fare, di mettere il doppio cavo, il doppio. Sì. Sinceramente, Sì, anche io perché poi penso. su questa direttiva l'hanno emanata, poi hanno già fatto il passo indietro e dire magari lo Ma per facciamo a forza. Silverstone perché è Ma sempre per un po' forza. confusa la Ma come fai? situazione. Ma tu gli hai dato un problema, adesso gli metti qualche cosa che crea un altro problema. Ma come fai? Cioè, tu gli dici no, voi non dovete avere oscillazioni. Ma me l'hai date te queste oscillazioni, me l'hai detto. Appunto. E mo adesso non devo averle. Come faccio a non averle? Quindi, secondo me, è un po' nebulosa come cosa. Ingegnere, so che lei sta andando, stiamo andando lunghi coi tempi, quindi le faccio l'ultima Che domanda. ore sono? 22:18, vedi come passa il fretta il tempo. Bene, quando ci si diverte. Si diventa grigi, vecchi. Fernando Alonso, che è un pilota che ha un bel piede, lo ha dimostrato non solo in Formula 1, lo ha dimostrato nel WEC, l'ha dimostrato nella Dakar, e questo weekend ha brillato più degli altri weekend, tant'è che si è qualificato in seconda posizione, in gara andava anche abbastanza bene, peccato i problemi negli ultimi giri, accusati negli ultimi giri, però come valutiamo questo sciamano di Oviedo, come è così soprannominato, che a volte riesce a fare anche bellissime magie?
Diciamo che è sempre bello vedere un pilota che sia presente nella griglia come Alonso. Cioè, io auguro che possa mantenere, no, viva la voglia e il fisico e la testa. No. La qualifica è stata straordinaria, cioè, voglio dire, il tutto è stato. Poi, strategia di gara non l'ho capita perché l'hanno tenuto fuori. Cioè, non ho capito sinceramente quello. E poi alla fine ha avuto dei problemi, ok. Ha un pilotino Ocon che insomma no, c'ha il suo perché anche Ocon, però voglio dire, probabilmente non è l'Alonso del 2005, del 2006, cioè quella persona, quel pilota che era un mangia situazione, cioè quello la sfida ce l'ha all'ennesima potenza quell'uomo lì, però è sempre piacevole. Cioè, per me mi è sempre piaciuto. Cioè, quando lui era in pista negli anni dopo Michael, no? Che lui per me era il pilota migliore, cioè, numero uno, cioè, sempre stato per me un pilota straordinario. Cioè, ha battuto Michael Alonso tranquillamente. è quel tipo di pilota che può aiutare l'Alpine veramente ad arrivare, adesso non dico magari a vincere il mondiale nel giro di 100 gare come avevano detto, però che può aiutare a crescere. Allora, devi sapere che ormai l'effetto pilota comincia a scemare. Perché? Perché non hanno più le possibilità di provare, no? Non ci sono i test. Tu vai in gara e sei subito concentrato alla gara, no? Cioè, quindi hai tutto un altro sistema, hai tutto un altro mondo, hai tutto un altro modo di vedere le cose. La tua esperienza passata non è che ti dà chissà quale plus. È chiaro che sì, qualcosa ti dice. Ma un pilota ti dice quando comincia a fare i test e allora comincia a provare diverse situazioni, si fa dei compare, è vero, si fa delle comparazioni, scusate se intanto vado sull'inglese, fa delle comparazioni tra quello che era la situazione standard e quella che magari lo sviluppo, una cosa nuova, e ti sa dire bene cosa succede in quella curva, in quell'altra curva, in quest'altra curva, dove è meglio, dove è peggio, o quello che è. Però ecco, sono situazioni di test. Nel Gran Premio non lo possono fare, perché anche se tu porti uno sviluppo, non lo riesci a provare, perché per provare uno sviluppo c'è una procedura molto, molto, molto rigorosa, perché tu devi partire con una vettura standard, con gomme standard, devi arrivare a un punto dove il pilota è consapevole e soddisfatto della macchina, dopodiché con le gomme usate ci metti lo sviluppo, vai a vedere che se i tuoi numeri ti arrivano, sono giusti, no? I numeri di telemetria si coincidono con, o c'è qualche sorpresa, e questo lo fai con le gomme usate, e poi vedi com'è, se varia il bilancio o tutto il resto, poi metti gomme nuove. E poi magari metti anche un altro set di gomme nuove, perché vai effettivamente a vedere il limite, ma poi torni indietro con la macchina standard, con gomme usate, vedi che tutto sia ok, e poi metti gomme nuove. A quel punto tu c'hai la valutazione, che è necessaria, perché comunque tu c'hai una pista che varia, perché dal primo test che hai fatto con gomme nuove, con la macchina standard, magari hai cambiato delle cose, che ci è voluto mezz'ora, tre quarti d'ora, un'oretta, e la pista varia. E quindi tu devi avere due punti, inizio fine, e tu dopo vedi, fai una linea, e tu vedi dove stai con lo sviluppo, se stai sopra o sotto quella linea. Ora capisci che questo lavoro che fai nei test, con il pilota, e questo acquisisce una padronanza della macchina e di tutto ciò che è intorno alla macchina e ti dà delle dritte, bella sta roba qui, però migliora lì ma peggiora, cioè diventa molto più importante, no? L'analisi del pilota e il pilota stesso. Se vai in gara non puoi fare tutto questo, metti quella roba lì e spera in Dio, Certo. ti guardi i due numeri in telemetria, giusto per capire se è un disastro o meno, e poi dopo lo vedi dai tempi se vengono o non vengono, ma spera in Dio. Quindi, e Certo. quindi anche un Alonso rispetto a un giovane non c'è più quella situazione che c'era nel passato, proprio per la mancanza di test. Questo è anche vero, cioè assolutamente vero, perché
alla fine il pilota fa tanto, però anche il fisico ne risente alla lunga. Quindi diciamo certi numeri non sono più possibili arrivati a una certa età, per quanto un pilota possa avere del talento come lo ha Fernando Alonso, come la Lewis Hamilton o Sebastian Vettel, che sono i più Attenzione, anzianotti in griglia. attenzione a questo. Chi frena un pilota non è il fisico, ma neanche se vuoi. Chi frena il pilota è la testa. Non ha più l'incoscienza di un giovane. Il pilota deve vivere totalmente il presente e per essere tale deve lasciarsi andare. Chi guida non è lui, è un qualcuno che sta al di sopra di lui, che è il suo inconscio. Ora, se io ho molta esperienza e ho una certa età, prevale il pensiero prevale il conscio sull'inconscio. E quindi mi ritrovo che il conscio è nettamente più lento. Noi possiamo fare poche operazioni conscio in un secondo. Inconsciamente facciamo infinite operazioni al secondo. Quindi il pilota deve guidare con l'infinito, ovvero con l'inconscio, altrimenti è fermo. Questa è la grande differenza tra noi e un pilota. Certo. Okay. Ed è la grande differenza tra i piloti nel mondo dello sport con chi gioca a calcio, chi gioca a basket, chi gioca a tennis. Perché il pilota vive il pericolo, quindi vive nell'inconscio, non può fare altro. Certo. E quindi è chiaro che arrivo Michael che fa cose strabilianti, poi si ritira, poi torna, è il gap, 3 anni fermo, tutto. Quello lo riprende subito. Cosa che fa fatica è tornare là con la testa a quando eri giovane, no? Quindi questo è quello che fa un po' la differenza. Quindi in Alonso in questo momento non vedo un problema, cioè non, anche in Vettel non c'hanno problemi fisici, gliela fanno, cioè non c'hanno 80 anni, cacchio, no? Cioè una quarantina d'anni, ragazzi, una quarantina d'anni, cioè, allo stato attuale, no? Cioè, tu guardi i calciatori, cioè arrivano a 40 anni i calciatori, quindi ma che di Formula 1 gliela fai. Il problema è l'altro aspetto che ti ho detto, che è difficile. Da ritrovare, certo. Ingegnere, con questa grande frase effetto ce l'avevamo ripromessi un'ora più o meno, l'abbiamo mantenuto, siamo sotto i 2 minuti. E noi staremo qui ad ascoltarla per ore perché davvero, soprattutto dopo quest'ultima frase, ne avrà sicuramente tante da raccontare. Magari ci sarà anche occasione di risentirci più là nel corso di questo lungo campionato di Formula 1. Io per ora la ringrazio di nuovo di essere stato qui con noi, di averci onorato della sua presenza qui a Rosso Motori Paddock GP. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi, fate buona serata, è stato un piacere per me. Altrettanto, la ringrazio, Grazie ingegner Mazzola. a tutti. Una Buon buona serata, tutto, salve. sempre a Forza Buona Ferrari. Formula 1. Salve, sempre, salve. Noi ragazzi invece ringraziamo ovviamente l'ingegnere Luigi Mazzola e continuiamo ovviamente a parlare di top and flop velocemente. E parliamo, Chiara, dici i tuoi 3 top and flop preferiti, non preferiti e Certo, via. Un attimo che qui aggiusto allora, lo schermo. Ok, ci grazie. siamo. Allora, top sicuramente Verstappen, ieri su un'altra corsa, mai veramente in difficoltà neanche quando Sainz gli è stato attaccato, quindi sicuramente Verstappen. Ti metto tra i top anche Leclerc perché comunque ha vissuto un weekend, diciamo qui non era abituato perché è sempre partito davanti, invece ieri partiva È tornato un po' ai tempi 19esimo. dell'Alfa Romeo Sì, esatto. Detto, 2018. però comunque è riuscito ad arrivare alla quinta posizione, ha fatto anche le cose con pazienza e calma. Dici, Gabri? No, nel senso, Leclerc più che ai tempi dell'Alfa, possiamo dire anche nella Ferrari del 2020. Del 2020. Aspetta, aspetta. Vai a Io ce prenderla, l'ho. Raff. Ce l'ho, Prendici la ce SF1000. l'ho. È la Eccola numero qua. 5, però. Ma alla fine il Vabbè. risultato non cambia. Il Esatto. risultato, ahimè, non cambia, ma è storia vecchia, è storia vecchia, ragazzi. Poi ovviamente l'altro top è Fernando Alonso, cioè come non Beh. si può mettere Fernando Alonso tra i top dopo quello che ha fatto sabato e sono indignata per quello che è successo domenica, ovviamente meritava di più, poi vabbè è andata come è andata. Tra i flop ti metto Tsunoda,
quell'errore che ha fatto andando dritto al posto che curvare. Ti metto anche Perez perché questo weekend non è mai stato in pista veramente. E poi ti metto Magnussen perché Ma sai questo cosa? Aspetta, prima di giro. andare a Magnussen, sai come dicono in Sì. Giappone su Yuki Tsunoda? No. Kanada ni wa, Yuki Tsunoda wa, ma chigatte ita, chigao chigao Yuki-chan, chigao. Ovvero che in Canada Yuki Tsunoda ha sbagliato alla grande, perché non puoi, come dici tu, non puoi andare dritto Sì, è all'uscita proprio un della errore di pit lane. valutazione, diciamo Ma sai com'è? così. Non ho Cioè, visto la curva, non non lo ho so. curvato. E appunto, poi dicevo Magnussen, vabbè, l'As mi sembra un paio di gran premi che non è sul pezzo, ieri forse Magnussen un po' meno rispetto alle prime gare fatte. Sai come dicono invece in Danimarca su ciò che ha fatto Magnussen? No, Dimmi. quello non lo so, magari lo chiediamo a Mara, visto che studia. Beh, ti Gabri, aspettavo, guarda su. guarda, fin quando è inglese, coreano e giapponese, forse ci possiamo lavorare. Poi queste lingue, no, queste lingue belle, però astruse, no. Ah, ciao Vincenzo, ciao ragazzi, ciao Gabri Basci. Perché l'accento alla Emiliana, cioè Gabri Banshi. È un bel accento, eh? È un bellissimo accento. Però c'è il nostro Stefano. Posso andare controcorrente su Alonso? Nulla da dire per No. la qualifica di sabato. Non puoi, Stefano, ma mi sembra che caschi un po' nel mainstream quando si parla di questo pilota. Capisco la gestione della gara sbagliata, ma ha promesso che attaccava Verstappen nella prima curva e non l'ha neanche avvicinato. E poi è arrivato nono. A 40 anni di più non si può pretendere, ma diciamo che secondo me vive di exploit ogni tanto e basta. Il cuore di Chiara. Raffaello Miyakawa. Domo arigato gozaimashita ne. Comunque, Chiara, questo è stato un bell'attacco diretto, eh? Da parte di Non Stefano, rispondo, poi. Ti non avvali dalla rispondo facoltà di noi. infatti. Stefano, sai, hai perso proprio. Tac, è finita. It's over. Ai ai. Gabri, tu con questi top and flop, dimmi prima i flop innanzitutto. Cambiamo un po'. Il flop li copio da Chiara perché sono d'accordo. Soprattutto Così. Che Tsunoda che è stato colpito dalla sindrome di Nakazata, cercate di ha dirlo. fatto una cacata. sì, Sempre giapponese, esatto, termine. sì. E invece i top, allora, vabbè, Verstappen, perché è stato bravo comunque, cioè Ha comunque vinto solo la gara. ha Tra vinto l'altro, la solo la gara. 150esima. Sì. Poi Sainz. Mi è piaciuto, ha fatto quel che poteva perché comunque Max, lo sappiamo, è uno che è sempre lì Tosto. e non molla mai. E poi, sorpresa, Guanyu Zhou che è finalmente è arrivato a punti e ha fatto una buona gara. È stata una bella gara. Già in Azerbaijan stava facendo bene, poi l'hanno dovuto far ritirare. Però sì, sai, per preservare il motore No, no, Ferrari, così si sembrava dice. brutta detta così, però paziente. Del tipo, stai andando bene, aspetta, entra in box prima di finire la gara. No, Ci rovini la allora, media. capisci, risultati in merda, andiamo, facciamo andare avanti Bottas e quant'altro, però no. Sono d'accordo sul tuo flop dato al cinese Zhou, che non Flop, ho è detto Zhou, top. Chou o Chip e Chop. C'è anche da dire che Sainz, non so se darei il top, neanche il flop, o meglio, ha fatto comunque bene, perché secondo me contro un Verstappen in quel modo non potevi fare meglio del secondo posto. Secondo me, però sai, è mancato un po' di lucidità laddove serviva. Guarda in qualifica, sapeva che era l'ultima chance che aveva e ha sbagliato. Ieri al tornantino, prima della zona DRS, ha sbagliato anche. Magari lì, chissà, fosse uscito bene perché era il punto in cui è stato più vicino a Verstappen. Magari con una buona trazione che vanta la Ferrari, avrebbe potuto con DRS aperto tentare una sorta di staccata a quella che precede il muro dei campioni, per cui non mi va né di dargli un top o un flop. È andato sicuramente bene Max Verstappen, che nonostante il problema alle gomme, nonostante tutto quello che vogliamo, alla sua gara numero 150 ha portato a casa un'altra vittoria, entrando nel record tra i 10 piloti della storia della Formula 1 più vincenti in assoluto, con ancora solo 23 vittorie, se non sbaglio.
poca roba se pensiamo alle 103 di Lewis Hamilton, però è un pilotino che sta iniziando a vincere ora, pilotino, per così dire. Tra i flop, invece, mi va di inserirti sicuramente Yuki Tsunoda, perché non puoi fare questi errori, capisco che sei un rookie, però andare dritto a una curva, posso capire con asfalto bagnato, perdi il controllo, ci può stare, ma lì l'asfalto era asciutto, erano condizioni, non erano condizioni proibitive, per così dire. Gli si sarà staccato il volante. Gli si sarà staccato il volante, ecco, e lì magari ci può stare. Invece il flop io lo do anche a Schumacher, ma non per la sua condotta, ma per la sfortuna, perché partiva comunque in una zona favorevole, ha fatto bene, sa di essere sotto esame, sta iniziando a portare i risultati, però poi ci si mette anche la sfortuna. E lì è stato un po' male, e l'altro flop, non me ne vogliono Omar e tutti gli altri della McLaren, ma lo darei proprio al team inglese, perché non l'avevamo nominata fino adesso per non infierire, e tu... Qualcuno deve prendersi le proprie responsabilità e colpe. Bravo. A differenza di qualcuno in Ferrari che non lo fa, comunque. Detto ciò, purtroppo il team inglese sembrava far bene, però neanche questa volta neanche Norris è riuscito qualcosa. E quindi poco male, poco bene, chi lo sa, però hanno bisogno di una strigliata, perché fino all'anno scorso lottavano per la terza posizione, quest'anno gli viene difficile anche la quarta, per così dire, e non è un buon risultato da parte loro, quindi... No, quest'anno è grigia, nera anche, mi sa. Anche un po' arancio. Anche un po' arancio papaya. Chiara, io a questo punto, visto che siamo in chiusura, ti chiederei gli orari del GP del Regno Unito, o di Gran Bretagna. Certo, allora. Gran Bretagna, sì. Torniamo da 2 settimane, adesso c'è questa breve pausa. Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio. Venerdì la prima sessione di prove libere sarà dalle 14 alle 15, mentre la seconda sessione di prove libere dalle 17 alle 18. Sabato la terza sessione di prove libere dalle 13 alle 14, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16, così come la gara, la domenica 3 luglio, prenderà via sempre alle ore 16. Orari decenti, per così dire. Sì, dai. Esatto. Ci vanno bene, dai. Ci vanno bene. Ma hai visto che ti ho cambiato il nome degli orari? Ah, bravo. Grazie. Comunque. Bravo. Riccardo ci dice che Magnussen e Schumacher, insomma, l'asso non ha mantenuto ciò che mi prometteva in qualifica. Purtroppo no, è stato anche un weekend nero per l'AS. Chissà Steiner cosa dirà o farà nella prossima stagione di Drive to Survive. Il nostro Andrea Poggio invece ci dice che tra i top metterei anche Russell e la Mercedes, che nonostante sia a livello della Ferrari e Red Bull si trovano lì a pochi punti da Leclerc. Anche questo è vero perché, caro Andrea, come tu ben dici, nonostante non siano a livello di Ferrari e Red Bull, la Mercedes è molto vicina a Ferrari nei punti. Nelle varie classifiche finisce tutte le gare con Mister Costanza, come hanno soprannominato di recente George Russell, perché è ennesima gara che finisce nella top 5. Sì. Quindi tanto di cappello anche per non top 5, comunque sempre nella zona sotto, al di sotto della sesta, settima posizione. Il segreto di Mercedes è proprio questo, che riesce a concretizzare. Laddove sbaglia Ferrari, c'è sempre la Mercedes dietro che va a racimolare punti preziosi, che, come vedi, servono in ottica costruttori. Non parliamo di classifica piloti, del mondiale piloti, perché lì è impossibile, però magari in ottica costruttori il secondo posto, se l'andazzo Ferrari è questo, chissà, magari potrà cambiare qualcosina. Chi lo sa? Comunque ragazzi, io siamo addirittura d'arrivo, quindi vi ringrazio per averci seguito, ringrazio nuovamente l'ingegner Luigi Mazzola che ci ha onorato, e siamo felicissimi anche di ciò, di averlo avuto tra gli schermi di Paddock GP. E prima di chiudere, Chiara, dove possono seguirci i nostri ascoltatori? Ovviamente sul nostro sito www.rossomotori.it e poi sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube e Spotify. E Twitch, siamo tra poco. E Twitch tra poco, coming soon. Te la vedi tu su Twitch, te la vedi tu.
Ce la vediamo bene, ovviamente. Faremo tante robe. Tra l'altro, Gabri, di recente con Assetto Corsa Competizione con la FIA è successo un bel patatrac, purtroppo per Gran Turismo, per tua anche somma gioia. Ma no, nel senso che nei prossimi Motorsport Games, che non so se, si, cioè, se sapete cosa sono praticamente, chiamiamole le Olimpiadi del Motorsport, c'è una gara delle GT, c'è una gara dei kart con le formula, l'avevano fatta tipo qualche anno fa a Vallelunga. Ah, sì, a Vallelunga che ci è andato il nostro Gianparco anni e praticamente GT Gran Turismo ha perso la licenza FIA perché appunto insomma non è stato più ritenuto all'altezza e adesso è passato tutto ad Assetto Corsa Competizione, con mio immenso dispiacere ovviamente. E che bugiardo. No, si percepisce un grande dispiacere. Sai, io non so se essere felice o meno, perché comunque Kunos è italiana, e quindi tanto di cappello per noi. Ma d'altro canto, Polyphony Digital, di Kazunori Yamauchi, è giapponese. Quindi io mi trovo in bilico, non so ancora, devo prendere una decisione in questi giorni. Ma adesso c'è anche un altro problema, cioè che riguarda un po' Assetto Corsa Competizione, che sabato e domenica c'era la 24 ore di Spa virtuale, ed è stata cancellata dopo 3-4 ore perché c'è stato un attacco di DOS e praticamente hanno fatto... Ma proprio un attacco di Dio? DOS, una sigla, non so che cavolo voglia dire, non sono esperto di informatica nonostante abbia un PC e queste cosine belle, e quindi hanno fatto saltare tutto quanto e cose divertenti. E poi anche Dio è stato lì presente... chiamato da tutti i partecipanti alla 24 ore di Spa virtuale, secondo me che qualcuno sarà manifestato in qualche modo, sarà sicuramente qualcuno in privato l'avrà convocato, ci avrà anche discusso, non lo metto in dubbio, abbondantemente, cioè. Sì, sono cose che succedono, fa parte purtroppo nel digitale, purtroppo capita. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato alla puntata numero 29 di Paddock GP, che giunge alla seconda stagione. E noi ci becchiamo ovviamente fra due settimane per commentare quello che sarà il Gran Premio di Gran Bretagna, non del Regno Unito, perché sennò Chiara viene, mi picchia, e c'ha anche ragione ovviamente. E avremo un altro ospite, però questa volta non vi diremo chi sarà, perché non lo sappiamo neanche noi, ma ce l'avremo, non scherzo, lo sappiamo, però dovete rimanere sintonizzati per scoprirlo. Quindi leggete rossomotori.it sul nostro apposito sito internet, seguiteci sui nostri social. Da Raffaello Caruso è tutto, un abbraccio. Ciao ragazzi! Ciao!